Mamma, mi compri un cellulare Android? No, neanche per l'idea, perché ti ho già comprato un Windows Phone. Ma mamma, non mi piace quel cavolo di Windows Phone ed è anche difficile da usare. Comunque sia, io non ti comprerò un cellulare Android. Ma... maledetto Windows. E tu? Anche tu vorresti avere un Android, ma i tuoi genitori non te lo permettono? Allora sei venuto nel posto giusto. Oggi ti farò vedere come si può usare Android nel PC. E ti stai dicendo, ma che cazzo sta dicendo questo qui, Android sul PC? Ma questo qui deve andare come un culo. No, invece no. Ti farò vedere che esiste un modo. Però non è un modo 100% o come l'Android, però funziona. Quindi segui il mio tutorial, coglione. Prima di tutto, apri il tuo cazzo di motore di ricerca. Se non sai cos'è un motore di ricerca, prendi la tua moto e cerca tutta la città per una ricerca, che non ha senso ovviamente. Comunque fai quello che ti ho detto. Comunque vai su Google. Se non sai cos'è Google, sei fottuto. Vai in bagno, perché o vai da un mentalista, non ti senti proprio bene. Ok, vai su Google, scrivi BlueStack, non BlueStack come fanno gli italiani blu, ma blu in inglese. Se ti dà confusione questo blu, non scrivere proprio niente, guarda. Scrivi BlueStack e spero che sai cosa vuol dire stack. Non te ne frega ovviamente, ok, va bene. Ok, BlueStack. No, porca puttana, mi ha fatto sbagliare anche a me, oh. BlueStack Android, devi scrivere Android anche, ok. Ok, ce l'hai fatta fine? Alla fine? Sì, ce l'hai fatta di sicuro, perché ti ho fatto vedere tutto io, coglione. Se non ce l'hai fatto vuol dire che sei uno stupido proprio. Uno di quelli come Dynamic. Okay, lasciamo perdere Dynamic, ok. Tu vieni qua sul sito di BlueStack, questo è il simbolo di BlueStack. Non ti confondere con il simbolo di tua nonna che c'aveva dietro le pali, vabbè, lascia perdere. Comunque, tu vieni qua e guardi come si fa. Ok, qui c'è scritto XP, Vista e Win7/8. Qui c'è scritto preordine, il cazzo, non so cosa intende dire preordinare, non preordinare qua, perché poi ti mandano a casa chissà che cosa e tu dici, oh ma cos'è, apriamo e c'è dentro c'è una bomba e ti fanno scoppiare. Oh. In quei casi non puoi mica venire da me e piangere. Non puoi, semplicemente. Ok, il terzo è il Mac. Lascia perdere, il Mac non c'entra un cazzo, potresti anche buttarlo. Se c'è un Mac, buttalo nel cestino perché non serve. Ok, noi, dato che siamo veri professionisti, usiamo Windows, andiamo per il Windows. Ok, vai sul Windows. Se ti vengono questi cazzi di siti, non puoi fare niente, ovviamente devi aspettare. Ok, dopo essere venuto qua, ti dicono bla 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 bla. Ok, lascia perdere questa cosa perché te non ti interessa proprio quello che c'è scritto dietro, perché se paghi sei un coglione in questo caso. Ok, te salvi il tuo benedissimo vabbè, il tuo programma, così poi apri. Spero che sai come si apre, perché se non sai aprire vai dal mentalista di nuovo. Ok, qui c'è scritto benvenuto e potresti anche leggere in tedesco, ma non te ne frega un cazzo, lo so. Quindi continuiamo. Te devi fare dipende se tu vuoi delle notificazioni dell'applicazione eccetera. Io praticamente non farei nemmeno uno di questi perché non me ne frega un cazzo. Quindi installiamo. Ok, questa parte te lo taglio, coglione, perché almeno installare lo saprai fare, cioè, se no vai dal mentalista di nuovo. Ci vediamo tra un po', coglione. Ok, sei tornato? Sì? So che eri andato in bagno, lo so che eri andato in bagno mentre io facevo il video. Questo si sa ormai, è naturale tra di voi. Comunque, continuiamo con il tutorial. Sì, eravamo rimasti che io dovevo installare quel cazzo di cosa, programma.
Ok, ho installato quel cavolo di programma e mi ha aperto questo punto di questo coso che non sai nemmeno cosa sia, da dove iniziare le cose, mani, te, su e giù, su e giù. Ok, non sai, specialmente non sai dove iniziare. Ok, io ti guiderò nella strada. No, lo so che non sono Dio, ma per te sì. Ok, comunque, seguimi. Qui c'è scritto My Apps, vuol dire le mie applicazioni. Te puoi installare le tue applicazioni. Come facevi nell'Android? Potresti andare sul sito dell'Android che si chiama Google Play. Se non sai cos'è Google Play, vai dal mentalista la quarta volta. Vai su Google Play, poi scegli un'applicazione del cazzo. Scegliamo se ti piace così tanto Paperino come me, anche se non mi piace Paperino, comunque vabbè, chi se ne frega. Comunque te devi fare così, installa e fai ok, e ti dice non hai nessun dispositivo. È giusto che lo dice così, perché non hai nessun cazzo di dispositivo e fa bene, perché non devi fare così, capito? Cioè, se non hai capito, che posso fare? No, tu devi andare qua, scrivere coniglio bianco. Ecco, sfondi bianco conigli. Se ti piace i conigli, ti potresti fare anche installa. E quando ci installa, scegli il terzo, ovviamente. E se ti dice quale coniglio vuoi, ti scegli il bianco di nuovo. E tu cosa fai? Market not found, quindi non ti dice che market non esistente. Se non esiste, quindi vai nel primo. E non ci sono i conigli, quindi tu fai di nuovo nel coniglio bianco e non esiste. Quindi mandalo a fanculo. Ok, ora proviamo con l'altro coniglio, coniglio rosa. Installiamo con questo qui. Coniglio bunny, che cazzo allora, mi prendi per il culo allora. Se il programma non funziona, devi fare così. Chiudi e riapri. Sai come si chiude e riapre veramente, eh? Se non sai come si chiude e riapre, sei fottuto. Ma anche forte. Cerca, che ne so, cerca No, una cosa molto volgare che non devi cercare, perché sennò i tuoi genitori dicono no, che cazzo stai guardando, e tu mamma non stavo guardando niente, era solo semplicemente pisello, e lei tre schiaffi in faccia, e te perché mi hai dato dei schiaffi? Vabbè, lascia perdere, non sai, cercati sempre il coniglio bianco, perché è quello che funziona sempre. Coniglio bianco bunny, installiamo. Ecco, ora ci sono, te devi andare su questo coniglio bunny. Ecco, ti sta scaricando, quindi vai nell'uno, non nel Google Store, perché Google Store fa schifo. Vai nell'uno, coniglio bianco Bugs Bunny. Per la prima volta giocherò i bunny. Ok, ecco, ci sono le tue applicazioni, sì. Ricordati, è su My Apps. Quindi con il mio ban, giochiamo con il mio ban. Sì, loading. Che cazzo è questo? Thank you.
Vaffanculo, ognuno di merda. Oh, un po' veloce non puoi andare, eh. Sicuramente ti piace questo conigli, vero? Fanculo conigli di merda. Tua madre puttana. Ok, hai capito, finalmente ci sei riuscito a capire come si usa Android e come si gioca a conigli. Sai cosa intendo dire, vero? Ok, quindi il mio video finisce qua. Alla prossima, coglione. Se non hai capito niente, scrivilo sotto in descrizione. Ora.